ma sarebbero fuori pericolo. Ci spostiamo ad Amatrice, riaprono una struttura di legno uno dei bar storici di Torrita, frazione di Amatrice. L'attività era stata completamente devastata dal terremoto del 24 agosto. La nostra inviata. Questo è il bancone che stava dentro al vecchio bar, l'abbiamo tirato fuori e l'abbiamo riutilizzato per rimetterlo qui. Il bancone recuperato tra mille pericoli, con l'aiuto dei vigili del fuoco e degli amici, è il simbolo della tragedia ma anche della rinascita per Torrita, frazione di Amatrice. I suoi abitanti è Fabio D'Alessio, 36 anni, che riparte da qui, da questa struttura in legno, a soli pochi passi da ciò che resta del suo bar e ristorante, distrutto sotto i colpi del sisma. Siamo qua, non ci vogliamo muovere. Non ci vogliamo muovere, pure la gente che adesso sta sulla costa, che all'Aquila vogliono rivenire tutti, se gli rifanno le casette rivengono tutti, insomma. Un punto di riferimento per la comunità nel segno della rinascita. Un'aggregazione della gente di qui, altrimenti qui è finito tutto. Un caffè, un cappuccino, una parola con un amico. Grazie anche alla Confcommercio di Rieti e alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Aldo Cursaro, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il segnale di apertura di un luogo come il bar è la più grande espressione di gioia, ma anche di voglia, di socialità e di ricominciare a vivere. Intanto ad Amatrice, mensa dell'area food è pronta entro il 20 marzo, mentre è in fase di montaggio il blocco 2 che ospiterà i ristoranti a tempo. Sono le sfide di un territorio, quello del Reatino e del suo futuro, raccontato in un libro dal giornalista Marco Fuggetta, presentato ad Antrodoco. Tra le tante sfide che deve affrontare questo territorio, la più importante, la principale, è sicuramente la sfida della ricostruzione, non soltanto materiale ma anche economica e sociale, in relazione a tutti i problemi che si stanno generando su questo territorio a partire dal 24 agosto in poi. Sandro Grassi, sindaco di Antrodoco. Noi stiamo soffrendo tantissimo. Antrodoco aveva una vocazione commerciale importante e malgrado non avessimo avuto dei danni significativi, noi notiamo che l'economia soffre, soffre tantissimo. Ricostruire ciò che è andato distrutto è la priorità, ma anche aiutare la popolazione a superare un momento difficile e devastante dal punto di vista psicologico. Gemma Giovannelli, TGR Lazio. E se conclu-